preferisco Paolo, ovviamente, anche se c'è un valore affettivo al nome Pancrazio, perché è il nome di mio nonno, quindi come da tradizione in famiglia i figli prendono i nomi dei nonni, quindi sono stato chiamato Pancrazio. Per fortuna i miei genitori mi hanno dato anche come secondo nome Paolo, quindi riesco a cavarmela così. Probabilmente avrebbe un mix delle tre, della mia origine calabrese, quindi con l'Anduja, Gorgonzola, già che ci siamo per andare a Novara, e poi salame, salsiccia sarda. In questo momento ho finito da poco il quinto libro di Roberto Costantini, che si chiama Ballando nel buio, e adesso ho iniziato il secondo libro dell'autore della Verità sul caso Richeberto. Sono passati 10 mesi e mi sento giorno dopo giorno sempre più affezionato, sempre più coinvolto in questo progetto, e mi sono ambientato alla grande in questa fantastica terra, quindi giorno dopo giorno sempre di più. È bellissimo, purtroppo non sono riuscito a segnare al Sant'Elia, ma fare già 2 gol qui nei primi mesi per me è stato una grande gioia, e spero di replicarla molte volte. Mi piacciono moltissimo i crudi di mare, ma penso che anche là i piatti di terra siano fantastici, e i dolcetti sardi mi piacciono perché sono un po' goloso di dolci. Tra i due preferisco i Beatles, comunque tendo più ad ascoltare musica italiana, e mi piacciono molto Ligabue, De Gregori, Jovanotti, comunque tanti autori italiani. Sono stato in centro, ho visto Piazza Jenne, e poi sono andato su al castello, ho visitato il castello e il quartiere della Marina. Da bambino ho amato alla follia Ronaldo, e mi ero anche fatto il taglio di capelli come lui nel 2002, quando aveva fatto quel taglio inguardabile a mezzaluna. Avevo costretto mia mamma a farmelo. No, ha portato allegria in casa, non che non ce ne fosse, però dal primo minuto in cui ci svegliamo, quando andiamo a dormire, è sempre lui a prendersi la scena, e quindi ci fa sorridere tanto, ci tiene compagnia, si è cambiato la vita. Prima partita sono molto tranquillo, spesso ho la mia routine per quanto riguarda la musica ascoltata, ascolto Ligabue, Una vita da mediano, Orlando contro il cielo e la leva calcistica del 68 di De Gregori, e poi la musica che capita a random. Soprattutto all'inizio, quando sono stato infortunato, ma sono andato a pescare più che altro da riva a Marina Piccola, che c'è un porticciolo, e pensavo di pescare molto di più una volta arrivato qui, invece ho comprato tutto il materiale e ci vado pochissimo. Spero di riuscire a gestire un pochino meglio i miei tempi e andare più spesso. Ma li saluto anch'io con affetto, e sono stati 15 anni che abbiamo passato insieme, bellissimi, quindi è normale che ci sia affetto reciproco, ma io, come ho già detto prima, sto benissimo qui e lo sanno benissimo anche loro. Calagoriz è qualcosa di fantastico, sembra una bomboniera, proprio stupendo. Compagno di squadra a Padoin, perché gioca il mio compagno di camera, gioca nello stesso ruolo mio, ed è un giocatore dal quale cerco di apprendere giorno dopo giorno comportamenti sia in campo che fuori, e penso sia un esempio. E un giocatore che reputo forte delle squadre avversarie, Pjanic, penso sia un giocatore fortissimo, gioca in mezzo a campo, una qualità incredibile. Un saluto a tutti e forza Casteddu!